Siena, buongiorno a Sofia Tommaso in regia, buongiorno a chi ci segue, non buongiorno al primo ospite che ha mancato l'appuntamento, ma ovviamente, come dire, il bello della diretta è anche questa, fare senza, e ci proveremo ovviamente a cominciare da darvi le informazioni sulle previsioni meteorologiche, andando alle previsioni appunto dell'AMA che sono state mandate in onda nella nostra edizione del TG di ieri sera. Vediamo. Una buona serata a tutti, la situazione per domani, nuova perturbazione in ingresso sul Mediterraneo centrale, questa porterà nevicate fino a quote piuttosto basse. Ecco la previsione per domani, mattinata cielo molto nuvoloso coperto, possibili deboli precipitazioni sui settori più occidentali, probabilmente deboli nevicate fino al fondovalle della Lunigiana. Nel pomeriggio arriva il peggioramento più intenso con piogge e rovesci diffusi sul territorio, quota neve intorno a 300 metri ma localmente anche fino a 200 metri in caso di precipitazioni piuttosto intense. Venti orientali sulle zone settentrionali, invece da sud su quelle meridionali, temperature in sensibile diminuzione nei valori massimi. Uno sguardo alla giornata di giovedì. Cielo poco nuvoloso in mattinata con residua nuvolosità sui settori orientali, quindi tra le province di Firenze e Arezzo. Per quanto riguarda invece il pomeriggio arriva un nuovo peggioramento a partire da sud-ovest con piogge soprattutto sui settori occidentali, nevicate che si porteranno fino a 1000 metri in serata, mari mossi e venti moderati da sud, temperature massime in aumento. Bene, è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata. Insomma, abbiamo visto che anche la giornata di domani, anzi soprattutto la giornata di domani, non promette nulla di buono. Vediamo che cosa promette la giornata di oggi sulle prime pagine dei giornali nazionali. Il Fatto Quotidiano si presenta così, o meglio, si presenta con questa faccia un po' inquietante, si fa fatica anche a riconoscerlo. Salvini chiede al Senato di salvarlo, imbarazzano i 5 Stelle, Conte, Di Maio e i ministri 5 Stelle pronti ad autodenunciarsi, ma votando sì ai giudici. E il titolo è carino, insomma, nessuno mi può giudicare. Allora, poi andiamo al Corriere della Sera, migranti, patto con 5 paesi, l'emergenza, il Premier pronti ad accogliere in Francia, Germania, Malta, Portogallo e Romania. La Repubblica apre, Diciotti, Conte, io responsabile, i 5 Stelle si piegano ancora a Salvini. Andiamo ancora avanti con il tempo. Conte si rinvia a giudizio con Salvini, c'è questo assist del presidente del Consiglio in soccorso appunto del vicepresidente Salvini. E poi ancora andiamo avanti, il Manifesto, ecco qua, Amaro Diciotti, è il titolo ovviamente riferito alla vicenda di Salvini, insomma della nave Diciotti, 1333 morti sul lavoro nel 2018, rapporto INAIL, meno male, su qualche giornale almeno qualche notizia che abbia un'attinenza con la vita reale e non con le chiacchiere, perché avrete notato da questo monitoraggio che facciamo delle prime pagine sui giornali tutte le mattine, hanno tutti gli stessi argomenti e poca attinenza con le problematiche della vita reale di tutti noi. Il Mattino, tanto per cambiare, il processo a Salvini fa tremare il governo, perché aprono tutti sulla stessa cosa ovviamente, da qui si capisce perché i giornali in Italia sono ridotti ai minimi termini e ormai la perdita di copie è esponenziale per tutti i giornali. Quelli che si dicono i grandi giornali vendono poco più di 200.000 copie. E poi c'è sul Mattino di Napoli questo titolo terribile sul bambino ucciso da questo mascalzone: quando Toni uccideva Giuseppe la mamma c'era, e quindi anche lei assolutamente complice. La curiosità, in pochi riportano questa exploit, stagione finita, al Mattino la vede dal punto di vista del Napoli. Il Napoli fuori anche dalla Coppa Italia per via della doppietta di Piontek, che questo nuovo arrivo ha fatto celebrato
del nostro calcio, nonostante le imprese a Genoa, che ha sostituito quel pezzo d'antiquariato che è Higuain ormai. E però Higuain, come dire, è un VIP, e Piontek è uno che improvvisamente, chissà perché, fa una doppietta. Si capisce molto anche dei mali del nostro calcio. Da questo, il secolo XIX, processo a Salvini, dilemma 5 Stelle, Conte avverte, il governo traballa. E quindi tutti sulla stessa nave, che non è la 18, ma la stessa notizia sulle prime pagine dei nostri quotidiani. Allora, ci ha raggiunto il nostro ospite, eccolo qua, che siccome è arrivato all'ultimo momento, c'ha lo sgabello al tutto alzato e ora gli dico come si fa per abbassare, se no io sembro basso. È un battuto ovviamente. Grazie a Bernardo Maggiorelli di essere qui. E intanto, siccome devo abbassare lo sgabello, andiamo in pubblicità. Blueinfo. È Radio Siena. Eccoci qua. Allora, ci ha raggiunto Bernardo Maggiorelli, presidente della Commissione Consiliare di Decentramento. Noi continuiamo a dare spazio ai volti nuovi del Consiglio Comunale, consigliere comunale di Forza Italia, anche se non è iscritto, non c'è l'iscrizione, non c'è la tessera, senza tessera. Sono tesserato, anche perché la prima esperienza politica, essendo entrato in consiglio a 21 anni ancora. Ecco, quindi già questa è la notizia. La notizia è che c'è un consigliere comunale di 21 anni. Ora no, però quando sono entrato c'era 21. Vabbè, cioè avrai 21 sì, e mezzo. 22. E quindi è assolutamente il top score, come dire, il record man della giovinezza nel consiglio comunale. Già per questo, insomma, è come dire, da tenere in assoluta considerazione. Proprio a te vorrei far sentire questa telefonata che faremo adesso, perché parliamo di memoria. Parliamo di memoria, parliamo di ricordo. E quindi mi piace capire da un giovane consigliere comunale di 22 anni un pensiero su questa vicenda. La vicenda è quella dell'accorpamento fra il giorno della memoria e il giorno del ricordo, che è stato deciso dal comune di Siena, unico comune, perlomeno fra quelli capoluogo di cui si è avuto notizia nella nostra regione. E allora noi andiamo da Michele Taddei, eccolo qua, buongiorno Michele. Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Michele è vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, collega, insomma, senese attualmente, prestato con diritto di riscatto a Pisa, vero? Al consiglio, al comune di Pisa, se non vado errato. Giustamente, ho il diritto di riscatto. Senti Michele, no, ti voglio dire, c'è questa tua iniziativa, comunque questo tuo incontro con la comunità ebraica a Firenze, rispetto al tema del giorno della memoria, dell'accoppiamento che a Siena è stato deciso con il giorno del ricordo, che cosa ci dici? Sì, in effetti, diciamo, anche perché non essendo stata nemmeno troppo annunciata per tempo, sembra più, come dire, un tentativo, come dire, un po' maldestro, possiamo dire, di, come dire, di mettere insieme fatti peraltro apparentemente, cioè non apparentemente, ma storicamente molto lontani l'uno dall'altro, sebbene magari si siano svolti nell'ambito della stessa vicenda, però lontanissimi, tanto che, come sappiamo, vi sono riconosciuti dallo Stato due momenti diversi per celebrarne la memoria e il ricordo. Quindi francamente stupisce che si tenti di metterli insieme così, senza spiegarne le ragioni storiche, reali, insomma. Francamente una lettera come quella che poi ha mandato la Presidente della Comunità Ebraica, che ricordo, Siena ha una piccola comunità ebraica che fa capo alla sinagoga della contrada della Torre, però è talmente piccola che come dire, da un punto di vista amministrativo dipende da quella di Firenze, no? La comunità molto più grande, più numerosa. E una lettera della Presidente della Comunità Ebraica che dirittata al sindaco, che ricordava appunto come intanto la giornata della memoria non è stata scelta dagli ebrei, quindi mettere insieme anche questa cosa, ma l'ha voluta lo Stato. Non c'entra niente il rapporto tra gli ebrei e Israele e la Palestina, perché molto spesso avviene anche questo tipo di confusione, no?
Si tratta di ricordare da parte di tutti una vicenda drammatica a livelli mondiali, non solo, ma insomma, nella storia dell'umanità, che insomma, di cui non possiamo dimenticare, per i ragazzi, per i giovani, per il convivere civile. Quindi insomma, è stato un pasticcio, ecco, un pasticcio che speriamo l'anno prossimo assolutamente non si ripeta. Grazie a Michele Taddei di questa testimonianza. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a te, Daniele, grazie a te. La parola al più giovane consigliere comunale del comune appunto di Siena su questa vicenda. Allora, buongiorno. Diciamo che è stata un po' presa da tutti con stupore, tanto per le tempistiche più che per il contenuto, perché secondo me, diciamo, innanzitutto le vittime non hanno colore e non hanno né divisione né differenza, quindi celebrare delle vittime, comunque sono, come anche ha detto Taddei, conseguenti dello stesso conflitto, in un modo o in un altro, chiaramente non mi sembra una cosa così fuori luogo, anche se è chiaro che le novità vengono sempre prese con le molle e chiaramente chi sceglie qualcuno non l'accontenta mai, quello è la parte negativa di chi fa le scelte, c'è anche chi non le fa, è più semplice, però io penso che non sia una cosa così sbagliata, anche perché da dare come risposta a chi da anni insiste sul fatto che le foibe non sono addirittura esistite. Esatto, questa ultima considerazione è importante, attenzione, cioè i martiri delle foibe ci sono sempre stati, è stato molto più difficile il riconoscimento di questa vergogna della storia che sono appunto le vittime delle foibe. L'unica perplessità è che siccome c'è una legge dello Stato che stabilisce due giorni diversi, perché andare a infognarsi in una vicenda come questa, come dire, qualche perplessità la lascia. Ma veniamo all'attività consiliare, all'attività di Presidente della Commissione Decentramento. Che cosa fa il Presidente della Commissione Decentramento dopo che qualche anno fa sono stati smantellati tutti i consigli di quartiere? Allora, diciamo che noi siamo partiti dal fatto che in generale l'opposizione a Siena, che ora è l'attuale maggioranza, ha sempre visto con sospetto le consulte territoriali, che era l'organo che è stato messo al posto delle circoscrizioni dopo che vennero abolite a livello statale nelle città tra, mi sembra, sotto 250.000 abitanti. Sotto 250.000 abitanti. E quindi venne fatto questo tentativo che è durato comunque dal mandato Valentini, diciamo, nell'ultimo mandato amministrativo. E io in commissione ho riunito tutti gli ex presidenti delle consulte e ho fatto un colloquio con loro. Senza fare distinzione se sono da una parte, se sono da un'altra. Assolutamente, tutti e cinque presidenti delle consulte, insieme a tutti gli altri commissari. E diciamo, ed è stato anche parecchia attenzione perché sono anche dei capigruppo di maggioranza a vedere. Quindi, insomma, diciamo che era un argomento che comunque solo a Udine, io ora vi spiegherò cosa, è stato affrontato come l'abbiamo affrontato noi, perché noi abbiamo tramite votazione in consiglio comunale abolito le attuali consulte, il regolamento delle consulte dei cittadini e andremo, ora nel tempo siamo impegnati per andare in commissione a studiare un nuovo metodo di comunicazione più diretta tra cittadino e l'amministrazione comunale all'interno dei quartieri, che diciamo si baserà soprattutto su questa nuova figura del consigliere delegato di quartiere. È questo, quindi una persona umana, fisica, un rapporto umano, sì. No? Da persona a persona. Sì, esatto. Beh, questo ci fa piacere, sai perché? Perché viviamo in un mondo in cui tutto sembra surrogato da internet, esatto. No? Cioè c'è stato un momento qualche pochi anni fa, in cui l'avvento della rete fu scoperto anche dai politici, no? E soprattutto dai consiglieri, dagli assessori regionali, sindaci, vice sindaci, eccetera. E allora che cosa successe? La rete è il veicolo migliore per far dialogare i cittadini
con l'amministrazione comunale. Mandateci, segnalateci se c'è problemi sui sacchetti della spazzatura fuori dal cassonetto, se ci sono le buche nelle strade. Per la tua esperienza recente, quanto è reale questo dialogo sulla rete presupposto fra cittadini e amministrazione comunale? Allora, io non sono chiaramente negli uffici preposti a controllare quante sono, certo, le varie segnalazioni, però a quello che posso vedere o sentire nell'ambiente non mi sembra che il veicolo della rete sia così positivo come sembra, anche perché le persone pensano, mando un messaggio, mando un'email, tanto non la vedano nemmeno, e parecchie persone stentano a mandarla. Infatti il nostro obiettivo è quello di portare, affiancata alla figura del vice di quartiere, di cui tra l'altro ne discuteremo anche per un'interrogazione, mi sembra, del consigliere Valentini stamani in consiglio. Ne fa tante interrogazioni. Sì, anche parecchi post su Facebook. Parecchi post su Facebook. Sì. Ecco, bravo, poi volevo passare su Facebook. Della rete. E comunque, ecco, diciamo che è una figura che volevamo portare su binari paralleli del consigliere delegato di quartiere, che potranno essere uno, due, tre a quartiere, chiaramente mantenendo il criterio della rappresentatività elettorale, e un vice di quartiere per dare l'organo di sicurezza da parte dell'amministrazione e l'organo diciamo di controllo anche del, non chiaramente della sicurezza, ma delle vari aspetti burocratici, cioè, della vita pubblici, delle varie, tutti i giorni per il cittadino, con un contatto, mi diceva, che è diretto. Fra l'altro, diciamo, in questo modo mi pare di capire che la commissione consigliare non diventa quella cosa dove ci si unisce una volta al mese, assolutamente. Diventa una cabina di regia, esatto, no? Diventerà una cabina che andrà ad includere tutte le varie fattispecie che si creeranno nei cinque territori geografici, che poi saranno quelli delle circoscrizioni, delle vecchie circoscrizioni, perché ormai diciamo che formalmente è divisa così la città, ecco. Certo. Beh, insomma, il disegno c'è, la strategia c'è, vedremo come andrà, però intanto, ripeto, io personalmente apprezzo molto che si parli di dialogo tra amministrazione comunale, la commissione consigliare e i territori, tra persone, e non attraverso questa maledetta dittatura di internet. Breve pausa e poi torniamo. Eccoci qua, Bernardo Maggiorelli, presidente della Commissione Decentramento, 22 anni, il più giovane consigliere comunale senese. Stavamo parlando della dittatura della rete, che la Commissione Decentramento ha opportunamente in qualche modo intaccato con, come dire, il rapporto che dovrà essere fra una persona fisica che dialogherà poi con la Commissione nell'interesse dei cittadini del quartiere per rappresentarne bisogni e problemi. Facebook, ecco, volevo parlare un po' di Facebook, perché Maggiorelli ha già fatto la notazione, Valentini fa tanti post, lui è senz'altro il top score degli post dei politici su Facebook, ma insomma tanti abbondano, e ieri, come dire, altri spazi su Facebook riferiti a questo doppio incontro di Salvini con amministratori senesi, con il sindaco, e ne ha dato notizia lui stesso, e con l'assessore Clio Biondisanti. Facebook è stato il veicolo per dare la notizia. Andiamo a vedere il servizio su questa notizia, l'assessore Clio Biondisanti, che ha pubblicato sul suo profilo Facebook l'incontro con Salvini. Vediamo. Allora, l'incontro con il ministro Salvini è andato molto bene. Io sono andata a Roma perché dovevo incontrare anche il ministro Bussetti, perché c'era la commissione scuola organizzata da ANCI, che però è stata cancellata ieri. Però io comunque ero già a Roma e avevo già l'appuntamento fissato anche con il ministro Salvini, e ne ho approfittato proprio per parlare anche con lui delle scuole. È stato il primo incontro conoscitivo, quindi abbiamo parlato dell'importanza delle scuole, e specialmente anche sottolineato l'importanza della ristrutturazione scolastica, dell'edilizia scolastica, perché la struttura delle scuole ovviamente non è il massimo, e quindi è fondamentale ricevere più fondi dallo Stato. Però adesso vediamo, nel senso, è stato un primo incontro conoscitivo, quindi non è detto niente, ecco, perché è dalle scuole poi che partono
le radici per la crescita dei nostri ragazzi, quindi la scuola è un trampolino di lancio per i nostri ragazzi, quindi è fondamentale che loro comunque siano e crescano in un luogo sicuro, però devo essere anche piacevole e confortevole. Comunque è stato molto aperto, è stata una persona, era molto gentile e era proprio aperto anche ad ascoltare qualunque tipo di proposta e qualunque tipo di idea, quindi vediamo, magari si costruirà qualcosa, ecco, magari questo è un primo incontro, forse ce ne saranno altri. Bene, l'assessore Cleo Biondisanti, un'altra giovane, insomma, in campo, ve la battete sul fronte dell'età? No, lei è più anziana. Sì, non si potrebbe dire, però diciamo qualche annettino sì. Da 22 forse, qualcuno in più, ma siamo sempre nella ventina, insomma, come dire, e poi io alzo drammaticamente la media, però picchiate duro voi giovani, cioè, strappate gli spazi, perché... Quindi c'è troppa gente che è sempre sulla breccia da anni, e perlomeno questi volti nuovi, almeno per qualche anno, godrete del fatto, ma ancora non ho capito che pesce è, no, voglio dire, esatto, e questo è già qualcosa. Com'è questa città che pare ribollire solo su Facebook? Allora, intendi dal punto di vista delle critiche o no? No, della dinamica relazionale, cioè una volta c'erano più momenti di contatto, i partiti, le cose, le sezioni, ora non c'è più, c'è Facebook. Ok, allora, a livello di città, Siena, sì, la Facebook o comunque l'avvento dei social in generale l'ha colpita direttamente come tutte le altre comunità, però diciamo che essendo una città ancora, come detto il suo cittadino, molto grazie chiaramente alle contrade e al palio è la stessa cosa, non mi sembra che ne abbia sentito più di tanto. Chiaramente in percentuali sempre elevate, perché i telefoni ce l'hanno tutti, i computer lo stesso e i tablet lo stesso, quindi la rete è lo stesso. Per quanto riguarda invece a livello politico hanno secondo me abbassato il livello della classe politica social. Perché i politici hanno paura anche del confronto adesso, visivo, proprio a parole, in qualsiasi, anche addirittura nelle commissioni, anche addirittura in consiglio comunale. Io sono più giovane di tutti, quindi sono l'ultimo a dover probabilmente parlare di queste cose, perché sicuramente le prime volte mi tremano ancora le mani quando prenoto il microfono. Però posso dire che vedo che in proporzione chi utilizza più social ha sempre meno contatti e ha proprio più paura di parlare nella vita reale, cioè sì, addirittura in Giappone c'è una malattia che non ricordo il nome, che è correlata a questo discorso, di persone che si vedono a casa per anni attaccate al computer, quindi è una vera e propria patologia che se non presa in tempo. Può portare a queste situazioni. Senti, no, ora che sei un uomo potente, perché sei consigliere comunale, i tuoi coetanei che ti dicono? Cioè andate ugualmente fuori in discoteca a ballare eccetera, ma allora, se no lui va a capotavola perché consigliere comunale. No, scherzando sì, chiaramente, però non è cambiato niente, ecco. assolutamente, anche perché l'hanno vissuta soprattutto gli amici stretti con me questa esperienza, questa annata di campagna elettorale, sì che... E a parte questo, una discoteca no, perché non esiste una Siena, quindi non è materialmente possibile, perché nel comune di Siena non esiste un locale con licenza da ballo. Dove andare a Colle, no? A Colle o a Monterone, sono a 20 km l'uno. Quindi a questo... Colle, dove se non sbaglio anche quelli di un'età un po' più elevata. Sì, sempre fanno sì, la domenica, qualcosa, sì. Comunque, insomma, a parte questo, diciamo, una città con 10.000 studenti fuori sede non ha un locale. Questo è interessante. E a volte nei locali dove si fa musica vengono chiusi. Vengono chiusi e chiaramente si riversano per le strade e creano problematiche per l'ordine pubblico, per la piete pubblica, per la sicurezza generale durante le notti e soprattutto, come si è visto anche Pantaneto, se ne sta occupando l'assessore Migliarotti, in Pantaneto e in generale, perché io la vivo la città anche perché vivo in città, perché comunque esco la sera, esco il pomeriggio, quando posso, niente, perché lavoro tutto il giorno. Però vedo che la situazione è peggiorata addirittura negli ultimi 2-3 anni, perché c'è sempre meno e sempre meno cosa? Cioè sempre meno possibilità attrattive di nessun tipo, non c'è. Ora speriamo chiaramente che con questa nuova amministrazione riusciamo noi a questo punto a
a fare qualcosa, veramente non è che il comune può aprire le attività, no, non è chiaro, però può mettere in condizioni di agevolare un'apertura. Cioè tu sei per delocalizzare un po' la movida da Pantaneto, però i locali sono lì, ormai la gente va lì, cioè sì, ma... tutto questo insediamento si è costruito, si è realizzato negli anni, ora sono lì, bisogna trovare forse più delle modalità di convivenza, non lo so, è difficile. Sì, ma secondo me la città alle porte ha la città è circondata da tante porte e i locali da ballo in tutti i posti del mondo sono sia in centro che fuori, poi in centro chiaramente sono parecchio minori nei confronti dell'esterno della città, ma mettere dei locali da ballo all'esterno della città in posti chiaramente dove sono agevolati da parcheggi e da infrastrutture che ci possono arrivare tranquillamente per studenti e senesi, perché c'ho anche tanti giovani senesi che con il tempo si sono acculturati alla voglia di non fare niente, perché non c'è stato niente, perché passavamo un ventennio tra gli ultimi locali, diciamo, umani che ci potevano essere anche in centro storico o fuori ad ora. C'era l'Enoteca, Club 72, Intendenza, no? C'era Gallery, io non te lo dico da frequentatore assiduo. Esatto, quindi... No, non è vero, non l'ha messo in piedi. No, una volta forse l'ho già detto, ma una volta andai a Intendenza dopo una cena di classe una decina d'anni fa, e ovviamente era già, no, forse una quindicina d'anni fa, e ovviamente la gente guardava, diceva, ma questo è, eccetera, eccetera. E a un certo punto sentì due ragazzi che parlavano di me e del mio compagno di scuola, che disse, attenti, stasera c'è la Digos, perché eravamo un po' diversi da qui, della discoteca. Comunque, giusto l'assist dell'Enoteca, perché io fino all'anno scorso c'è stata, perché esatto, poi fallita chiaramente, quindi chi gestiva in subgestione, ancora subgestione sotto, ha dovuto traslocare, era perfetta come situazione, perché io vedevo senesi e studenti insieme in un posto accessibile alla città a piedi, però in un posto che non creava problemi a nessuno, non c'era problemi di parcheggio perché nessuno prendeva la macchina, non c'era problemi di ordine pubblico perché eri nella fortezza, dentro un bastione della fortezza, era un ambiente che portava anche una certa clientela, perché anche soltanto per livello estetico era un ambiente di livello, che è l'Italia italiana prima d'Italia, ricordiamolo, era perfetta come situazione, quindi dovremmo provare a ricercare una situazione del genere, perché davvero quando uno studente, io riconosco gli studenti fuori sede, ci parlo, quando uno studente deve decidere su quale facoltà scegliere a parità di città, guarda il resto, guarda il resto, quando vede che non c'è un cinema, che non c'è un locale da ballo, che non c'è mostre, spettacoli, non c'è niente a livello culturale, che il culturale incluso anche discoteche, attenzione, poi chiaramente è un culturale diverso, però lo studente sceglie un'altra cosa. E c'è anche un po' di puzza al naso di noi senesi, si può parlare, si può dire essendo noi senesi per davvero, un po' di puzza al naso nei confronti di questi studenti fuori sede, che vengono sfruttati a bestia per quanto riguarda i costi delle camere, no? 250 euro al mese una camera, cioè un posto letto in una camera doppia, un uso di bagno non pertinente solo alla camera. E poi si dice, sì, ma che vogliono questi studenti? Se non ci fossero, l'economia cittadina andrebbe ulteriormente a rotoli, no? Penso proprio di sì. Sì, 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 esatto. E poi portano vivacità, portano ricchezza, perché non so qual è l'impressione tua, ma la forza, la vivacità di questa città dal punto di vista proprio della voglia di esprimere valori, talenti, mi sembra molto in calo. E forse uno dei compiti della nuova amministrazione, avendo cambiato colore, è proprio rinnescare l'entusiasmo della proposta, la voglia di scovare energie, la voglia di nuovi progetti per il rilancio di questa città, no? Speriamo, noi ce la metteremo tutta, io in prima persona, poi posso garantire per quasi tutti i miei colleghi. Bene, tutti noi sempre bene, un pochino staccati, no, perché non si sa mai. Per ora sì, però si può mai sapere. È chiaro. Allora, buon consiglio comunale, perché oggi c'è il consiglio comunale. Ringrazio Bernardo Maggiorelli di essere stato con noi e di aver portato quindi giovinezza in questo nostro studio, ahimè, dove di giovinezza ce n'è poco per quanto mi riguarda, ci sono io solo. Adesso andiamo fuori le mura e quindi andiamo a vedere le notizie dalla Toscana con Giovanni Ciappelli, eccolo qua, direttamente da Radio Toscana. Buongiorno.
Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i telespettatori. Andiamo a scoprire i principali fatti che interessano la Toscana. Quest'oggi in evidenza su tutti i quotidiani regionali ancora è il tema dell'ampliamento dell'aeroporto di Pretola. Ieri doveva essere una data decisiva con l'ennesima riunione della conferenza dei servizi a Roma per dare l'ok all'ampliamento dello scalo fiorentino. C'è stato l'ennesimo rinvio e stamani i quotidiani parlano apertamente, chi di farsa, chi di telenovela, si potrebbe dire un gioco dell'oca, perché ormai è una conferenza dei servizi che si sta aggiornando da settembre e che avrà una nuova riunione il 6 di febbraio. Il cavillo ieri è che il funzionario del Ministero dei Beni Culturali non aveva la delega a firmare il documento ufficiale e quindi si è andati a rinviare ulteriormente la decisione sull'ampliamento dello scalo fiorentino. Parole di fuoco da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella: siamo pronti alle vie legali. Il presidente della Camera di Commercio di Firenze Bassilichi, che è uno dei principali promotori del comitato per il sì all'ampliamento dell'aeroporto, ha semplicemente detto: è difficile non vedere malafede in questa decisione. Scopriremo evidentemente ai primi di febbraio la nuova puntata di questa saga, di questa telenovela. C'è un altro tema fiorentino all'attenzione dei quotidiani, è quello legato all'inchiesta della Procura di Firenze sui concorsi a medicina, inchiesta che nelle scorse settimane ha interessato l'ospedale fiorentino di Careggi, l'azienda ospedaliera universitaria di Careggi, con 15 persone indagate. La procura ipotizza una serie di concorsi letteralmente pilotati, dove il vincitore veniva scelto prima dell'indizione del concorso. Arriva la dura presa di posizione del rettore di Firenze Luigi Dei, del rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei, che ribadisce la trasparenza, la pulizia del proprio ateneo. Dei, che ha incontrato anche il procuratore della Repubblica di Firenze Giuseppe Creazzo, naturalmente per esprimere la disponibilità dell'Università e dell'Ateneo fiorentino a chiarire i contorni di questa vicenda. Quest'oggi i quotidiani appunto riportano le parole di Dei. E poi c'è un altro aspetto messo in evidenza dai giornali quest'oggi: si parla della presentazione dei dati del report malaria di Legambiente legato alla qualità dell'aria in Toscana. Legambiente ogni anno analizza i dati che vengono diffusi dall'ARPAT sulla qualità appunto dell'aria nei vari distretti locali della nostra regione. Una situazione, secondo Legambiente, che sta andando a migliorare. Questa è l'analisi che viene fatta rispetto ai dati diffusi da ARPAT. In particolar modo la qualità dell'aria migliora nella piana fiorentina e, secondo Legambiente, secondo il suo presidente regionale Fausto Ferruzza, merito anche di questo è l'entrata in vigore della tranvia, del sistema tranviario fiorentino. Ci sono ancora delle criticità per quanto riguarda gli sforamenti di PM10, soprattutto nella zona di Lucca, nella piana di Lucca, che è area della Toscana sottoposta a un impatto industriale soprattutto molto importante. Un appello che però arriva da Legambiente: ci sono ancora troppe auto in Toscana in circolazione e viene rinnovato, cosa che Legambiente del resto ha fatto ormai da tempo, l'invito all'utilizzo di una mobilità sostenibile in modo tale da non impattare sull'ambiente. Questo è l'invito fatto da Legambiente ancora nella giornata di ieri. Con questo è tutto, buona giornata. Eccoci qua, ci ha raggiunto Pino Di Blasio, caporedattore della Nazione di Siena. Nazione di Siena, come dire, che anche lei, parlavamo di Facebook eccetera eccetera, anche lei ha dato notizia di questo post del sindaco, che anche lui, come Clio Biondisanti, ha dato notizia, ha fatto vedere il telefono, no, con la chiamata di Matteo Salvini mentre mangia gli gnocchi. Io avrei preferito gli gnocchi, avrei lasciato perdere la telefonata, non so, no, a parte gli scherzi. Poi no, il sindaco fa benissimo, no, a tenere queste relazioni nell'interesse della città. Sì, però non accontentiamoci, adesso c'è stata la fase dei post, della foto al palio, di tutto quello che è successo, va benissimo tutto quanto, ma come ha detto anche a Clio Biondisanti nell'intervista, adesso si tratta di vedere se sue rose fioriranno. Cioè, non si può accontentare di un selfie con Salvini, e tra parentesi non è che sia va benissimo alla prime fasi, va benissimo nella fase della conoscenza, dell'annusamento, della presa di contatto, poi però i contatti, le relazioni devono diventare qualcosa di proficuo e qualcosa di utile per la città, ed è quello che sta cercando. Se ricordo bene, riguardava anche il tema delle donne, no? Cioè, prima c'è cioè, poste, i messaggini sul telefonino, poi dopo bisogna passare altro. La maggior parte delle volte finivano 0-0 le cose. Vabbè, comunque.
Vai avanti, io ti ho interrotto. No, no, ho finito, nel senso che spero che sostanzialmente, francamente a me piace quando i contatti e i dialoghi tra città e governo portino a qualcosa di concreto. Vedo che in tutti i campi, perfino quello di Firenze che raccontava il tuo inviato della Toscana, Giovanni, sì, sull'aeroporto di Firenze, c'è solo un gran parlare e un rinviare i problemi e metterli, certo, sotto il tappeto, e diventa a un certo punto ti sbattono i problemi di fronte e tu non riesci ad affrontarli. Comunque direbbe il filosofo catalano, no? Ti ricordi la trasmissione di Arbore? Meglio avere rapporti con un vicepresidente del Consiglio che millantare rapporti con l'ex ministro dell'economia del governo precedente, che arrivò a Siena, è arrivato, ha acchiappato i voti per andare in Parlamento e veniva contrabbandato Padoan come l'elemento cardine per risolvere i problemi della città a partire dal Monte dei Paschi. Come dire, arrivato, preso e se n'è andato via. Secondo me sei troppo cattivo e ingeneroso. Certo. Di padre. Cioè, francamente, guarda, il fatto che ti sia salvato il Monte dei Paschi, che il 68%. No, ma quello, siamo al governo Gentiloni precedente. No, io parlo di ora, quando è venuto a fare la campagna elettorale. Il PD lo ha lanciato come il parlamentare del territorio. Ma cosa? Lo sapevamo perché. Aveva bisogno, come tanti big di quel partito che non c'è più, di abbare il serbatoio di voti buoni per andare in Parlamento, e non c'era bisogno di dire che sarebbe stato amico della città sempre prima. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, a me questo mi turba, ma lo so che te dici, ma la politica moderna non c'è più la rappresentanza territoriale, questo è un dramma. Parliamo di Monte dei Paschi, per parlare di altre cose che sono allegre. Ah, io non so cosa vuoi sapere del Monte dei Paschi. Tutto è un bel problema. Che vuol dire, come dire, la moral suasion, nebbia fitta sulla moral suasion, per agevolare i matrimoni tra le banche, Monte dei Paschi capisci, Carice. Se non lo capisci te, mi immagino quanti lettori lo capiranno quello che è successo. Il fruttivendolo di Perugia mi fermava dopo l'articolo, gli avrebbe detto, questo non l'ho capito. Il fruttivendolo di Perugia, la prima cosa che dici, ti compri gli zucchini e tu non mi rompi le vai avanti. Il concetto di fondo è questo, cioè noi siamo in una situazione in cui le banche italiane sono in crisi pesante. E non solo le banche italiane. Il Monte dei Paschi è uno dei malati che ha bisogno di cure più urgenti rispetto agli altri. Come si salva il Monte dei Paschi? Ce lo diciamo da tempo, fondendosi con le banche medie, perché ha bisogno di qualche modo di guadagnare patrimonio, reddito e sicurezza per rispondere ai diktat della BCE di Bruxelles, che non dimentichiamoci ti impongono entro il 2021 di che il tesoro vada via dal tuo azionariato e molli, lo ceda a un privato, lo ceda a qualcun altro. Questo è quello che succederà. Entro pochi mesi, quindi diciamo entro giugno, la UE vuole sapere che vuoi fare tu del Monte dei Paschi, cara Italia, che ci vuoi fare di quel tuo 68% che hai pagato 5 miliardi di euro, che adesso ti vale un miliardo, sì e no, e tu devi decidere cosa fare. Se tu fossi un governo forte, se tu fossi un governo come quello che tu giustamente hai detto, come Padoan in quel momento, che aveva abbastanza forza rispetto alle banche, tu potresti cercare di, moral suasion vuol dire queste, convincere benevolmente le altre banche a sposarsi, a superare le resistenze territoriali e a creare il terzo e il quarto gruppo bancario italiano, perché è di questo che ha bisogno l'Italia. Non puoi permetterti di avere tante medie banche forti nel loro territorio ma deboli nei confronti dell'Europa e con un sacco di fondamentali a rischio. Se tu metti insieme queste banche e crei, che, facendo quello che dicevamo, quattro matrimoni per evitare un funerale, in qualche modo cerchi di creare grandi gruppi bancari che abbiano forza anche nei confronti degli altri. Ed è quello che volevano fare. Il problema è che ci vuole un governo forte e ci vogliono dei manager bancari disposti a trattare. Non sono queste le condizioni attuali. Quello che Giorgetti ha detto al sindaco ieri è proprio l'ammissione di una sorta di impossibilità di arrivare alla soluzione migliore per il credito italiano e di accontentarsi di palliativi che purtroppo non risolveranno il problema. Ed è tra questi palliativi ci sono cose che al Monte dei Paschi potrebbero fare anche male. Sì? Tipo, per esempio, secondo me le nozze con Carige sono male per il Monte dei Paschi. Uno, perché smetti insieme due fallimenti. È ovvio che la soluzione è più facile per un governo. Cioè, Carige ha bisogno di aiuti governativi, il Monte dei Paschi è già del governo, non devi convincere nessuno, devi solo sederti al tavolo, guardare allo specchio e dici bene,
mettiamo insieme questi due problemi e ne facciamo uno solo. Mi sembra tranquillo, è semplicissimo. Il problema è che ne fai uno solo più grande e non lo risolvi, e quindi metti insieme due potenziali crack senza risolvere nessun problema. Tra parentesi, penso che sia questa la soluzione che alla fine, visto l'impossibilità di Iran all'Europa, sarà anche questo un problema. Del resto, se la Brexit, se un grande paese come la Gran Bretagna non riesce a risolvere i problemi dell'accordo o non accordo, vuole negoziare, figuriamoci noi se riusciamo a risolvere il problema delle banche. Altro problema, secondo me, per il Monte Paschi pesante, è la soluzione di vedere di smembrare, di vendere pezzi del Monte dei Paschi a qualcuno, tipo a Ubibanca, tipo a Intesa, tipo a Banco PPM, chiunque sia, che ti comprano dei pezzi delle tue banche, tipo compri le cose in Veneto, gli vendi le cose in Veneto, tu ti restringi nel tuo alveo toscano e diventi una banca toscana per eccellenza. Il problema è che anche questo non è che è indolore, comporta una serie di tagli al personale, di risorse che non suffragano l'idea di una banca che ha tutto questo potenziale. È tutto da vedere. È tutto da vedere e lo scopriremo solo vivendo. Andiamo adesso alla notizia di cronaca dal TG di ieri sera di Siena TV, perché è stata una giornata molto dura sulle nostre strade, ancora la zona di Rosia, insomma, in primo piano dopo la terribile tragedia della morte del giovanissimo Arturo Pratelli. Vediamo il servizio. Servizio numero 3. Vediamo se riusciamo a reperirlo nell'ampio archivio. Non c'entra l'illuminazione, non c'entra. Secondo me c'entra ad operare meno il telefonino, perché io vado a camminare a piedi e la metà delle persone con la sinistra la mano sul volante e la destra hanno il telefonino. I problemi sono alcuni, uno secondo me il principale è il cattivo comportamento sia dei pedoni che degli automobilisti, legato al fatto che le strade non sono certo strade particolarmente come posso dire larghe, non hanno spesso banchine, ma è un po' la situazione che di tutto quello che è di piccoli borghi di campagna. Io non so se si è regolamentato questo aspetto della circolazione dei pedoni, ma sarebbe forse opportuno obbligare a indossare giubbotti a tali frangenti, adeguate segnalazioni luminose, per esempio per i pedoni che transitano di notte. Bisognerebbe che ci fosse il buon senso delle persone che, consci del fatto che le strade sono quello che sono, cioè voglio dire, è tutta la vita che ci abitiamo, e per cui dovremmo usarle per quello che sono, in maniera più prudente e più responsabile. Essendoci qui lo stabilimento della vecchia Scravo, che ora è Novartis e ora è cambiato, naturalmente l'orari che escono dal lavoro, poi la gente ha l'abitudine di andare in macchina invece che con i mezzi pubblici, qui diventa un'autostrada invece una strada. La strada c'è il limite di 60 all'ora, escluso due o tre punti del 50, però se uno si mette lì si accorge che come minimo le persone vanno a 100-120, quindi è proprio maleducazione, è proprio le persone che non ci guardano parecchie volte. Allora, questa era appunto la Vox tra gli abitanti di Rosia, questa zona in cui insomma incidenti stradali ne avviene molti. Fra l'altro nel comune di Siena abbiamo mandato in onda ieri insomma tutti i servizi sulla conferenza stampa del vice sindaco Corsi, si comincia a mettere mano ad alcune situazioni in assenza del piano del traffico e della mobilità, sì, che insomma doveva essere fatto e non è stato fatto, doveva essere fatto prima ovviamente. Io francamente non ho mai avuto una grande simpatia per i piani che mi ricordano troppo i piani quinquennali di sovietica memoria. A me quello che piace è se si risolvono i problemi puntuali sul tempo, poi il piano lo costruisci disegnando i problemi su quello che vuoi fare. È vero che la città è un organismo unico, quindi se tu tocchi un ginocchio, casomai mettendo la rotonda in pescaia, ovviamente ne può soffrire il gomito con i problemi in via di casa. Certo. Faccio questo, ed è vero, quindi un piano ti dà l'anatomia completa della città. Però quello che riesco a vedere è che sostanzialmente, secondo me, ci sono delle idee che cominciano a convincermi,
per esempio la rotonda Isola d'Arbia, faranno la conferenza dei servizi il 14 febbraio e non so che non è una competenza del comune, è una competenza della regione, potrebbe essere una soluzione per un problema sulla Cassia che esattamente due sere fa è successo un incidente con due auto a fuoco per una, certo, per una manovra azzardata di qualcuno. E poi un'odissea di varie a Siena dalla mattina. La mattina è un problema allucinante, meno male che non abito da quelle parti perché sarebbe veramente un problema. Secondo, se tu risolvi i problemi con i roundabout, con le rotonde piazzate nei punti strategici, in qualche modo puoi evitare anche semafori e altri intoppi di varia natura. In effetti quello che mi piace è che l'idea dei semafori intelligenti con rosso che scatta subito e che ti stanga, cosa che a me a Bologna è costata diverse centinaia di euro, per fortuna senza punti della patente. Guardate che va sicuro, vi metto in allerta, è veramente un pericolo la multa con rosso veloce, certo. Sarà una bella sanzione, come l'autovelox più o meno. Senti, lo lanciamo un appello sulle rotonde, io mi riferisco soprattutto alla rotonda del Comune di San Marco, è un appello accorato, alle rotonde non ci si ferma, si rotonda, si gira, perché se fate lo stop uguale, chi viene da via Massetana arriva lì nei pressi. Non so che ti è successo. No, sempre, no, te metti lì un tuo reporter e racconta come i senesi non sanno andare in macchina sulle rotonde. Perché si fermano? Allora è rotonda S. Se ce lo stop, ce lo stop. Probabilmente vedi il panorama. Ma no, si rotonda, si entra di là e poi si va di qua o di là. Cioè, non è difficile. No, vabbè, però è un appello accorato ai senesi. Probabilmente ti è successo qualcosa sulla rotonda. No, succede a tutti. Lì si fermano. Vabbè, breve pausa e poi torniamo. È Radio Siena. Eccoci qua, Pino Di Blasio, ultima domanda su questa dittatura di Facebook. Quanto ti piace andare a vedere, come dire, pubblicare le notizie su cose che accadono su Facebook? Io sono una social, all'inizio ero molto, mi era piaciuto all'inizio Facebook, tanto che ci stavo. Un giorno pubblicai un post e allora si usavano molto le animazioni, tu diventavi un cartone animato e c'era un post in cui io salivo sulla scrivania, bruciavo il computer e facevo. Da quel post là è quello che ha avuto più successo, ho avuto 1000 chiamate, che ti è successo? Era solo uno sfogo così. Allora ho capito che è meglio non usare Facebook. Poi c'è stato anche un periodo in cui diversi insulti per una serie di pezzi che non mi piacevano per niente, allora ho lasciato perdere. Io non amo i social. Sostanzialmente ritengo che siano utili, ritengo che usati bene siano sostanzialmente molto interessanti e molto intriganti anche per scoprire diverse cose, però non ci si può accontentare di un post, di un face, di un like o di qualcosa e pensare di avere seguito. Secondo me è totalmente fuorviante la questo è interessante, ma tu pensi che questa invasione da parte dei politici, amministratori, sindaci, parlamentari, ex sindaci, eccetera, porti consenso a tutto? No, assolutamente no. Io penso che sia totalmente fuorviante. È come quando ai nostri tempi, se tu passavi per il corso e ti salutavano tutti, eri convinto che ti potessi candidare a sindaco, potessi fare la cosa. Invece era una cosa questo da città. Io vedevo un sacco di gente convinta di poter fare il sindaco perché dice: ma se passo per il corso, mi fermano tutti, quindi vuol dire che c'ho consenso. Cioè, la stessa cosa succedeva a Firenze, succedeva a Perugia. La gente è convinta che a Corso Carducci a Perugia, Corso Vannucci, perché Carducci è a Grosseto. Esatto. Corso Vannucci a Perugia, era convinta che bastava passare per là e salutare la gente e diventare consigliere regionale. Qualcuno ci sarà anche riuscito con questa logica, ma sicuramente non andavi avanti da nessuna parte. La stessa cosa è social. Puoi avere anche 4.000 like su un post particolarmente indovinato, particolarmente centrato su un problema, ma è dura lo spazio di un mattino, è come il profumo che ti metti la mattina, no, ma poi a mezzogiorno già puzzi. Se questi politici, parlamentari, sindaci, ex sindaci andassero a scrutare dentro i like, dentro i mi piace, vedrebbero che sono sempre soliti, cioè ognuno ha delle piccole tribù di consenso, è automatico, sì, no? Piccole tribù di consenso che non valgano nulla dal però punto l'importante di vista. Io sono su politico, questo, diciamo. Io so che tu lo usi di più, Franchetti. No, lo ma io lo so poco. Io, Franchetti, sono su tutti i social, sono su Instagram, su LinkedIn, su ma qualunque, tu dammi un social, c'ero. A un certo punto sono stato tentato anche di andare su Tinder.
ho temuto la reazione della mia moglie, quindi figurati, non so che cos'è, ma Tinder è il luogo degli appuntamenti. No, 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 eh sì, allora figurati. Ma guarda, no, nel nord Europa, lontani, nel nord Europa la gente vive su Tinder, organizza tutte le serate su Tinder, ci sono anche gli shot su Tinder che non ti voglio dire perché siamo, sì, in fascia protetta. Ma sei troppo esperto, però. No, effetti, io sono teorico, poi non la metto in pratica mai la storia. Vabbè. Grazie, grazie a Pino Di Blasio di essere stato con noi, grazie. La prossima settimana, martedì, ritorni, non mercoledì. Allora, è il momento del contributo filmato, come sempre, da parte di Maura Martellucci. Con questo video, con questo contributo ci salutiamo, diamo poi la linea a Sofia. Buongiorno Siena, torna se volete domattina alle 8. Buona giornata. Nel gennaio del 1944 viene emanato il primo decreto che poi aprirà la strada all'abolizione delle leggi razziali. Nel mezzo c'è stato di tutto, ma ci sarà di tutto anche in questi mesi del 44, fino a quando in ottobre le leggi razziali, quindi il decreto, non verrà attuato in maniera definitiva. Le leggi razziali, che lo sappiamo sono del novembre del 38, stravolgeranno la vita anche degli ebrei senesi, che in realtà sono ben integrati nella vita cittadina e nella comunità, avendo anche un ruolo importante, sono soprattutto negozianti gli ebrei che vivono a Siena. E da ora in poi non potranno, lo sappiamo, più andare a scuola, più essere impiegati negli uffici pubblici, 9 vengono licenziati dal Monte dei Paschi, non possono figurare negli elenchi telefonici, non possono essere curati, non possono possedere una radio, e quindi la vita cambia radicalmente, ma soprattutto non potranno più avere beni mobili o immobili. Questo dal gennaio del 40, arrivano i primi sequestri, sono sequestri che lasceranno loro inizialmente una parte dei beni, poi più avanti la confisca sarà totale e a Siena la banca Monte dei Paschi sarà incaricata di occuparsi proprio delle confische e di gestire poi i beni degli ebrei fino al 1944. Le deportazioni degli ebrei senesi sono del novembre del 43 e quando verranno deportati nei campi di concentramento oppure quando avvertiti, a volte addirittura da telefonate anonime che provengono dalla questura, da persone coraggiose che li avvertono e si salvano, comunque quando gli ebrei da Siena dovranno o essere deportati o dovranno fuggire, tutti i loro beni verranno espropriati in maniera definitiva. E di un ebreo che si è salvato, Sadun vi ha parlato ieri, vi ha raccontato ieri la storia di Duccio Balestracci. Le case, i negozi vengono confiscati e tutto passa in mano alla Nuova Repubblica. Pensioni, conti correnti, soldi e quanto di altro. Togliere la casa, togliere i soldi, togliere gli oggetti, significa togliere l'identità e significa pensare, cosa ben più grave, che loro non torneranno mai più. A Siena, Chiurco, che è il prefetto, il 14 gennaio del 44, quindi il decreto per l'abolizione delle leggi è già stato fatto, tutti i fabbricati degli ebrei di Siena e della provincia sono definitivamente confiscati, sono 39 proprietà e sono proprietà però di deportati, anche che deportati che sono già morti, ancora loro non, a Siena non si sapeva questo. Sono appartamenti e fondi in città, in via Montanini, in Banchi di Sotto, in Cammollia, in Stabloreggi, nel Porrione, a Ravacciano. Alla famiglia Sadun vengono tolte le case in San Prospero. Chiurco blocca tutti i conti correnti, le botteghe vengono sequestrate, la merce viene messa all'asta. Gli alloggi fanno gola a militari e a sfollati che fanno a gara per impossessarsene. Si dice senza tanti complimenti: vorrei la casa di quell'ebreo lì, vorrei la casa di quell'altro ebreo, ma le vorrei con le pareti nude. Non c'è più sentimento. Il Monte dei Paschi gestisce le confische. Poi arriva la liberazione e gli ebrei possono tornare in città, possono tornare a casa. Il Monte dei Paschi da macchina di sottrazione diviene macchina di restituzione. Ma nel restituire i beni agli ebrei, la banca chiede le spese che ha sostenuto in questi anni per amministrarle, le utenze, le spese di gestione. E la cosa che raccontano i sopravvissuti che fa più male è il fatto che quando gli vengono restituite viene applicato loro il tariffario per i sudditi nemici. Sarà l'ultimo sfregio agli ebrei di Siena.
Tutto questo lo trovate in un bellissimo documentario di Yuri Guerranti, 1938-1944, La politica razziale del regime. Guardatelo se vi capita, perché non si può e non si deve dimenticare e nemmeno omologare e unire le storie, storie diverse. Storie di dolore, ma storie diverse. Buona giornata.